Salve a tutti amici, sono Nicola e benvenuti in questo nuovo episodio di Victoria 2 Concept of Europe con il Regno delle Sicilie. Beh ragazzi, per chi ha seguito gli episodi precedenti avrà notato che abbiamo un dilemma, un obiettivo che desideriamo palesemente, che è quello di unificare l'Italia. Però effettivamente le decisioni sono intraprendenti, perché comunque affrontare la Francia o l'Austria. Beh, tra le due il male minore è l'Austria, perché la Francia, anche se in qualche modo riuscissi a portare in guerra praticamente mezzo mondo contro di loro, hanno un esercito, ragazzi, mostruosamente potente. Parliamo che ha i guai soltanto tra i britannici e i russi. Poi gli altri, ragazzi, vengono distrutti. Meno che non si dicano, compreso il mio che di solo i 32, praticamente ha 100 brigate in più. Ovviamente, ragazzi, considerando che la Francia ha pochissime colonie in Africa, qualcosina in Asia, cioè, ma neanche in Asia non c'è neanche piede, praticamente tutto l'esercito francese è sul territorio in Europa. Quindi, combattere contro di loro, ragazzi, è un massacro. Sia per me, ragazzi, che per i miei stessi alleati. Portare in guerra tutti, non so che guadagni possa portare. Dunque, ragazzi, io per prima cosa andrei allora a diminuire le relazioni con l'Austria. Quindi il mio solo obiettivo sarà l'Austria. Schieriamo le nostre flotte al confine. Diminuisco le relazioni perché altrimenti non posso creare le rivendicazioni. E parte il piano per la sottrazione all'Austria di due stati. Quindi acquisito 11 di infamia, ragazzi, non parliamo di cose piccoline. Già la bellezza di 10 ci costa. E ovviamente, se tutto andrà per il verso giusto, vorrei in qualche modo richiedere due stati e non soltanto uno. Io direi di continuare a diminuire le tariffe. Ok, manca altri tre stati da protettoralizzare. Ok, torniamo di nuovo sulla ricerca militare terrestre. Come al solito la nostra ambasciata è stata espulsa. Io non so, ragazzi, se posso. Come faccio a magari a inviare terroristi, un po' come Europa Universalis, fomentare ribellioni così da far crollare il sistema. Quindi farli uscire automaticamente dalla sfera. Salario minimo, così almeno mandiamo a casa un po' di ribelli. I miei investimenti all'estero. Spagna, Modena e Stato Pontificio sono quelli più ampi. Andiamo a ampliare un po' di fabbriche. Questo non fa altro che favorire praticamente i francesi, perché comunque i guadagni vanno ai francesi e non allo Stato Pontificio. Magari ho un modo come un altro per accaparrarmi la loro fiducia. Magari è la prima occasione, magari passano dalla mia parte, chi lo so.
Chiamata. Io ragazzi rifiuto questa chiamata. Che perdere automaticamente il casus belli. Che sto creando appunto con l'Austria. Se la Prussia mi vuole bene, accetterà le mie condizioni più avanti. Perfetto. Non ci perdiamo, ragazzi, tempo. Quindi andiamo a dichiarare guerra all'Austria per la Lombardia. Chiama gli alleati. Io direi proprio di no. Faccio una guerra in solitaria. Vediamo cosa accade. Dai, ossia ci sono guerra ovviamente a nord. Vediamo se ne possiamo approfittare. Per sfondare. E magari a sto punto di chiamare qualche alleato come la Toscana. Verso tre navi. Combiniamo con la ricerca terrestre. Guarda qua, guarda che bastardo. Vabbè che sono nella mia sfera di influenza, quindi non pretenderanno nulla loro. Arrivano gli austriaci. Sì, ma sono gli unici stati rimasti. Citato subito, inserisco nella lista Venezia. Come vedete, ragazzi, siamo già al limite dell'infamia. Difficilmente accetteranno una cosa del genere. Ok, alleanza con l'impero ottomano. Questo potrebbe essere una valida occasione, finalmente. Allora, diminuisce opinione con i francesi per renderlo mio l'impero ottomano. Vediamo un po' se accettano. Un video troppo piccolo. Muoviamoci a Zagabria.
Vabbè, annientata l'Austria, ragazzi, non è che c'è molto da dire. O accettano, accettano. Ormai manca pochissimo. Spero che non richiedano territori che mi appartengono. Dai, Austria. Dai, devo una perdere per forza tempo. Casa. Mi dovrò riconquistare da solo. Come vedete, ragazzi, molti territori sono tornati nuovamente liberi. E mi arriva di botto addosso l'esercito austriaco. Questa volta accetterà. Anche se prima voglia annientargli l'esercito, così evitiamo complicazioni in futuro. Vabbè, mi sa che la migliore cosa ormai è accettare, manca a perdere sto tempo. Socoto. Perfetto, ragazzi, due stati con un solo colpo. Andiamo a rischierare le truppe. Adesso siamo più in contatto con gli stati del Nord Italia. Allora, per prima cosa, ragazzi, una volta avvenuta questa conquista, andrei subito a rafforzare il desiderio reazionario in questi stati del nord. Poi, il passo, ragazzi, dovrebbe essere breve, cioè quello di aggiungere alla sfera. Però io vorrei in qualche maniera limitare i francesi. Quindi fai, diminuisci opinione, così loro devono innalzarsi nuovamente a livello amichevole.
la flotta non si è distrutta, dobbiamo andare a riaprire le fabbriche. Qua a Venezia è tutto chiuso. Cinquantamila operai lasciati a casa. Queste tutte di livello 2 diventano. Abbiamo saltato, se non sbaglio, un gradino. Abbiamo scavalcato appunto l'Austrian Empire. E di conseguenza, ragazzi, possiamo ambire a posti migliori in classifica ancora. Quindi andiamo a migliorare subito i forti delle fabbriche. Della fabbrica base navale, fabbrica navale. Forti, che sono di livello 1, livello 2, sì, partiamo a livello 3. Ebbene, in Africa tanto non sono difendibili. Di conseguenza andiamo a migliorare le relazioni con gli altri stati, che io la volta scorsa ho evitato di aggiungere della sfera. Vediamo se riusciamo a riottenere l'alleanza con la Prussia, quindi la situazione è rimasta piuttosto invariata. Come la situazione a Milano per generare armate. Allora, a Milano possiamo, abbiamo 13.000 uomini, quindi diverse armate possiamo realizzare a Milano, anche se gli altri stati sono poveri da questo punto di vista. Il sistema scolastico è quello che è richiesto, ovviamente per la diffusione scolastica. Ora ragazzi, il gioco diventerà tutto puntato alla diminuzione dell'infamia, che è, ovviamente, come vedete, è elevatissima. Ormai viviamo in continuazione sta ripicca francese nei miei confronti, e su quello che è, vabbè, non ci pensa, miglioriamo le relazioni. Quattro stati dalla mia parte. Danimarca. Siamo pure alleati, quindi magari se vieni nella sfera mi fai un po' comodo. Allora, avere dalla mia parte l'impero ottomano, ragazzi, è un vantaggio. Un vantaggio parecchio, cioè 27 praticamente è poco meno della metà del mio, però fai come? Come si dice? Meglio averlo dalla mia parte che contro, no? Questi cani che poverini continuano ad avere sti ribelli nel loro paese. Come vedete, sono pesanti i ribelli. Sembrano narcoliberali in merda, sono. C'è un pezzo di Canada, il resto non è Canada, fa parte della Britannica canadese. Ok, cultura, punteggi.
Adesso ce lo portiamo nella sfera. Allora, come vedete, anzi, scusate, possiamo aggiungere finalmente alla sfera l'impero ottomano. E di colpo l'economia va a puttane, perché andiamo a aumentare un po' le tasse, dai, saliamole a 35% tutti. Perfetto. Noi ci guadagniamo un pochettino, andiamo tutto. Comunque è una lotta continua tra socialisti e conservatori. Ci sono anche i liberali a 24%, io sto puntando tutto sui reazionari. Comunque i reazionari hanno il 15%, ragazzi, io li voto solo perché a me piace la funzione reazionaria, mi rende più appetibile questo tipo di partita. Rompono le palle per il sistema scolastico, me lo porto al massimo, così quella percentuale scende giù. L'intercello diventa socialista. Danimarca. Ste navi dove sono? Allora, cruci. Ce ne sono due. Usci. Non ce ne sono più, presumo. Ok, eccole qui. Abbiamo aumentato un pochettino il potere coloniale, quindi possiamo andare subito a sfruttarlo. Ed ecco ragazzi, basta che un'idea funzioni, quindi rendimento agricolo più 50% e schizza ai massimi livelli l'efficienza economica. Quindi, a proposito, scende al 50% per favorire la vendita dei prodotti. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. In questo secondo interessante abbiamo optato per l'Austria. Ma non vi dico, non vi nego che comunque le mie intenzioni sono quelle di togliere la sfera per gli stati italiani e quindi finalmente unificare l'Italia. La Francia è un avversario temibilissimo in questo gioco, in questa partita. Ha un esercito incommensurabile. È difficile da gestirlo. Dovrei affrontare magari la Francia in sé per sé, da sola, senza i relativi alleati, quindi magari uscire dalla sfera dominante della conquista continua dello Stato Pontificio e avviare appunto un processo di guerra direttamente allo Stato Pontificio, quindi magari puntare direttamente su di loro, costringerli quindi in quella maniera, eventualmente, perché comunque è stato pontefice alleato con la Francia, stato del regno di Piemontese e l'impero ottomano, di entrare in guerra. La stessa cosa vale per la Sardegna, che è nella stessa situazione, sono sia protetti che alleati. Dunque, potrei optare in quella maniera, tentare una sommossa, ma non per rubare la sfera, ma per conquistare quello stato, quindi mi costerebbe ben 22 di infamia. Non i 4 per la sfera, e comunque sarei sempre in guerra con la Francia. È da pensarla bene. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, di commentare qui sotto, darmi dei consigli, delle dritte su questa partita.
Se non lo siete già, collegatevi ai social e anche a Discord, c'è una sezione dedicata appunto sul server di Necron per quanto riguarda le partite con vittorie, quindi dare consigli, suggerimenti in sé, la partita insieme magari. Ed infine, se non siete già iscritti al canale, forse l'ho detto già una decina di volte, di condividere questi video ovunque per la diffusione del verbo necroniano. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Bye bye!